Signore, con te, grazie, Madre, che preghi per me. Buonasera innanzitutto a tutti, carissimi amici e amiche. Iniziamo subito la nostra rassegna di domande, perché vedo che è già arrivata la prima domanda di Cristina Bianco 3, che scrive: buonasera Don Leonardo, cosa pensa della pratica di pregare lo Spirito Santo e aprire la Bibbia per avere consiglio su una questione o per una persona? Grazie. Allora, pregare lo Spirito Santo è sempre una cosa buona. Lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità ed è tra l'altro colui a cui si attribuisce la funzione di portarci buoni consigli, e tra i sette doni dello Spirito Santo c'è appunto il consiglio, quindi è sempre cosa buona. Aprire la Bibbia per persone o situazioni è operazione, a mio avviso, da fare con cautela e con prudenza, nel senso che è vero, ci sono stati grandi santi come per esempio San Francesco d'Assisi o anche Sant'Antonio Abate, che ascoltò entrando in una chiesa il Vangelo del giovane ricco e ci è venduto tutto, così come San Francesco d'Assisi. Però questa pratica di aprire la Bibbia, che è tipica di alcuni gruppi e movimenti ecclesiali, così per ogni singola situazione, andando anche a cercare a volte delle risposte immediate e quasi... A me personalmente, è una mia opinione personale, quindi si prenda per quello che è, insomma non c'entra niente nel magistero, non potrei tranquillamente sbagliarmi, quindi non sono dogmi di fede. Io la vedo, insomma, un po', mi lascia un pochino perplesso, nel senso che il rapporto che si ha con Dio anche nella preghiera non è tipo jukebox, d'accordo? Né Dio dà risposte immediate e chiare alle nostre situazioni problematiche. Le risposte che Dio dà sono risposte mediate, tranquille, che vengono formandosi all'interno della preghiera profonda, del consiglio, del discernimento. Insomma, ordinariamente il modo con cui Dio parla è questo: non apro e trovo immediatamente la risposta pronta ai problemi. Cioè la Bibbia non è stata data, la rivelazione non è stata fatta per questo, d'accordo? Ecco, per essere, come dire, una risposta immediata a qualunque tipo di problema. Certamente nella rivelazione scritta, deve essere la fonte primaria anche della nostra preghiera, la parola di Dio scritta deve diventare l'anima e la base anche della vita, della meditazione, della preghiera cristiana. Ecco, ma l'approccio, insomma, adesso è un pochino più profondo, un pochino più elaborato, un pochino meno, ecco, meno immediato, meno semplicistico, ecco, diciamo così. Spero di essere stato chiaro, insomma, nel far comprendere quello che penso riguardo questo tema, che, ripeto, trattasi di mia opinione personale. Sto scorrendo. Lei GM dice: buonasera Don Leonardo, qual è il miglior modo per ringraziare Gesù dopo la Santa Comunione una volta finita la Santa Messa? È meglio una preghiera personale o il rosario, se si ha il tempo? Allora, se mio modestissimo avviso, anche qui, vabbè, il rosario nessuno lo discute. E io penso che se dopo la comunione si ha parte la preghiera personale, quindi la preghiera del cuore, quindi si riesce a entrare in intimità profonda con il Signore, è assolutamente da prediligere il dialogo a cuore. Siccome questo però non sempre dipende da noi, perché delle volte, per quanto uno si sia comunicato bene e abbia fatto quello che può per fare bene alla Santa Comunione, io dico sempre così: la preghiera non parte, e se non parte possiamo certamente dobbiamo ricorrere alla preghiera vocale, quindi o a delle formule di ringraziamento, ce ne sono tante, uno se le può anche scrivere personali, delle formule scritte, insomma, per, come dire, come ausilio per quando non si riesce a ringraziare spontaneamente, a pregare spontaneamente, però si vuole comunque, diciamo così, far sentire a Gesù la nostra voce. Oppure il rosario certamente è un ringraziamento eccellente. Per esempio, quando io mensilmente faccio il Cenacolo Mariano mensile, noi diciamo sempre un rosario prima della messa, generalmente un rosario dopo la messa,
che quel rosario subito dopo la celebrazione della Santa Messa, insomma, vale come ringraziamento, quindi certamente è una forma elevatissima di ringraziamento. Il gatto yo-yo dice: buonasera caro padre, chi sono i Rosa Crociani e hanno legami con la massoneria? Non conosco bene questa problematica, mi si perdoni, insomma. Presumo dal nome stesso e da quel poco che qualche volta sporadicamente ho sentito dire, insomma, che sia, come dire, un qualche gruppo di stampo massonico, però non vorrei dire una sciocchezza, insomma, quindi non conosco bene. Sicuramente da gruppi e ambienti massonici bisogna stare alla larga, come dalla peste bubbonica, insomma, no? Ecco, perché sono certamente tra i più acerrimi, come dire, nemici del bene dell'uomo e della Chiesa, anche se appaiono in vesti di agnelli, quindi come benefattori dell'umanità. Ecco, io c'è stato un periodo della mia esistenza dove sono stato molto vicino, per grazia di Dio, a San Massimiliano Kolbe. Se non fossi stato vicino a lui, non starei neanche su Instagram, perché è lui che mi ha convinto, diciamo così, a usare i moderni mezzi di comunicazione sociale come strumento di apostolato. San Massimiliano Maria Kolbe aveva dichiarato guerra universale alla massoneria, insomma, in forza proprio della sua devozione alla Madonna, e era convintissimo che la Madonna avesse una funzione fondamentale nella guerra contro questi astuti nemici della Chiesa, astuti perché compaiono attraverso le vesti di agnelli, quindi compaiono come benefattori dell'uomo, gente che tutela i diritti, l'uguaglianza, quindi sono, diciamo così, la massoneria è una sorta di laicizzazione di alcuni principi religiosi, che vengono, anche religiosi, che vengono estrapolati dal contesto. Un po' come ha fatto la rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, di per sé sono principi evangelici al 400%, d'accordo? Solo che loro li hanno presi, tolti e, come dire, completamente distolti dal loro nesso fondante con colui che ne è l'autore di questi principi, che è Domine Dio, e addirittura li hanno presentati come noi li presentiamo il cristianesimo, della negazione di questi principi. Un'operazione un pochino del genere, e a quanto ne so, è quella fatta dai gruppi massonici, dai quali pertanto è bene stare molto alla larga. Ecco, se lo schermo smette di fare i capricci, scorro un altro pochino e arriviamo a vale.il. Buonasera, Don Leonardo, a me risulta estremamente difficoltoso comprendere a fondo la predestinazione e l'onniscienza di Dio. Mi risulta alquanto difficile da capire il senso delle nostre scelte, se il Signore. Allora, vale.il, io proprio questa sera sul mio canale Telegram ho condiviso un passo dei quadernetti di Maria Valtorta, dove Gesù fa una lezione assolutamente magistrale proprio su questo punto, quindi sul punto del rapporto tra la predestinazione, proprio questo tema, e la libertà dell'uomo e la giustizia di Dio. Posso riassumerlo in due o tre parole, anche se però è bene andarsi a leggere il testo. Io lo posso anche prendere, posso anche leggerlo, soltanto che sarebbe un po' lunghetto. Proviamo. Allora, per chi conosce Maria Valtorta, questi sono i quadernetti del 23 ottobre 1948. Leggo con calma, sperando di non portare troppo tempo alle altre domande. Non è molto lungo comunque il testo. Dice Gesù, rispondendo ad una mia interna riflessione sulla predestinazione alla grazia e su quella alla gloria, suscitata da una frase detta da una persona che era venuta a trovarmi. Attenzione, eh? Alla grazia sono predestinati tutti gli uomini indistintamente, perché io per tutti sono morto. D'accordo? Quindi, tutti hanno la possibilità di accedere alla grazia e quindi alla salvezza. Questo è quello che dice Gesù. Alla gloria sono predestinati quelli che rimangono fedeli almeno alla legge naturale del bene con la B maiuscola. Alla fine dei secoli, sì, ognuno che sia vissuto da giusto avrà il suo premio. E Dio, ab eterno, conosce coloro che alla gloria sono destinati prima che nascessero alla vita, ossia predestinati. Attenta però, che qui sta il punto per capire la giustizia di Dio con giustizia.
Vi sono i predestinati, è certo, e Dio li conosce prima che il tempo sia per essi. Letture, come parte della messa, però poi scivolano facilmente. Se me ne leggo a casa posso anche meditarle e rifletterci sopra un po'. Ecco. Il senso, la funzione delle sacre scritture nella Santa Messa, oltre che farci seguire insomma il ciclo continuo di lettura che poi la Chiesa ci propone in maniera distinta a seconda dei tempi diversi dell'anno liturgico, è anche, come dire, come ho già accennato, propedeutico, deve creare anche un pochettino le condizioni interiori e ottimali per vivere bene la seconda parte della Santa Messa, no? Una lettura privata è ovvio che sarebbe finalizzata principalmente alla meditazione di quanto letto nelle sacre scritture. Questa mamma è ancora vivente, ma è avanti con l'età e la figlia ha difficoltà a fare capire quello che ha fatto è sbagliato. Vabbè, questo abbiamo già visto, sempre felice papà Lia. Allora, Matteo De Marco 9, quali sono i vincoli che conseguono allo scapolare? Io adesso a memoria non me li ricordo, dico proprio, ecco, basta andare su internet e cercare. Non c'è nessun vincolo, d'accordo? Perché lo scapolare è un sacramentale che non ha in sé nessun vincolo. Se uno vuole il privilegio sabatino legato allo scapolare, certamente deve fare alcune cose, non toglierlo mai. Ricordo, credo, l'astinenza dalla carne il mercoledì, il venerdì e forse anche il sabato. Non lo ricordo adesso. Abbiate pazienza, insomma, un povero prete non è un computer vivente, insomma. Ma si trovano facilmente andando a cercare, adesso che abbiamo internet è molto facile l'accesso a questa informazione. Lizza Galipo, una volta, se non sbaglio, ho sentito che diceva che aveva una celebrata una messa per il popolo senza altre intenzioni. Ho capito bene che messa è la messa che ogni parroco è obbligato a dire dovunque si trovi la domenica per la propria comunità di cui è parroco. Quindi quella messa viene applicata, si dice tecnicamente, pro populo, cioè per il beneficio, perché scendano dei beni spirituali collegati al sacrificio della messa, per il popolo affidato alle cure del parroco. Il parroco ha questo obbligo grave, per cui non può assolutamente prendere nessuna intenzione per quella messa, e tra l'altro deve applicare questa cosa personalmente, non può delegarla ad altro sacerdote, e deve farlo, diciamo possibilmente, ma ecco, a meno che non ci sia una gravissima ragione, senza possibilmente, di domenica. Scorro, andiamo a trovare un'altra domanda. Blasi Arianna, padre carissimo, come distinguere l'aridità che si sente? Da cosa può essere provocata? Dalla volontà di Dio, che in certi momenti ci toglie la consolazione e i gusti sensibili. Cosa assolutamente normale, perché noi non dobbiamo stare legati al Signore per la consolazione sensibile che si sente in questa vita, insomma, che poi tra l'altro è un lontanissimo e pallidissimo riflesso della beatitudine che ci attende in cielo. Oppure la verità può anche dipendere da colpa della persona, cioè dal fatto che la persona si sta un pochino raffreddando nella carità, commette, come dire, troppo, senza darsi troppo pensiero, facilmente peccati veniali, insomma, no? E perché secondo l'insegnamento teologico il peccato mortale fa perdere la grazia, il peccato veniale non fa perdere la grazia santificante, ma provoca appunto il raffreddamento della carità e quindi la non percezione sensibile del beneficio della grazia. Un'imperfezione invece non fa raffreddare la carità, ma fa perdere nuove grazie che il Signore vorrebbe dare se non si fosse commessa quell'imperfezione e si invece si avesse agito in maniera più perfetta. I catecumenali oggi sono come all'inizio? Luciferro 1101, domanda che non capisco, perché catecumenali significa non molto, perché ci sono anche oggi catecumeni, cioè sono gli adulti che si preparano al battesimo e
fanno un percorso organizzato dalle singole diocesi per prepararsi al battesimo. I neocatecumenali sono un'altra cosa, sono un movimento ecclesiale. Se oggi siano come all'inizio, io questo non ne ho la più pallida idea, anche se conosco, insomma, e ho evidentemente una personale opinione su questo movimento. Don Leonardo, cosa ne pensa dei cenacoli serafici di Borgo Grappa? Agostino Checchinato. Ora, Don Leonardo non è chiamato a fare queste, ho già detto altre volte, ecco, i cenacoli serafici di Borgo Grappa hanno una posizione canonica non... come dire, non lecita forse dire un pochino troppo, ma sicuramente problematica, ecco, perché la storia della suora che ha dato vita a questi cenacoli serafici, tra l'altro, insomma, è una suora delle mie parti, e è una figura controversa che purtroppo è entrata in rotta di collisione con le autorità ecclesiastiche ed ha poi proseguito, diciamo così, nella sua opera, nonostante l'allontanamento, se non ricordo addirittura male, dalla congregazione religiosa, quindi è continuato questa cosa continuando anche ad indossare l'abito religioso. Quindi si è determinata, si è creata una situazione veramente bruttarella, ecco, e quindi questa è la situazione, ecco, quindi punto. Non hanno quindi una posizione, diciamo, canonica riconosciuta. So che continuano a svolgere alcune attività, però da un punto di vista, ripeto, di posizione canonico-ecclesiastica non si trovano in una condizione definita e regolare nei confronti della Chiesa ufficiale, diciamo così. Ecco. Lizza Calipo, per conoscere meglio Maria Santissima si può iniziare dal libro di San Luigi Maria Grignone di Monforte, Il Trattato della Vera Devozione a Maria, è un po' difficile, un suo consiglio. Il trattato può essere letto da chiunque, però certamente se uno non conosce per niente la Madonna, è la prima cosa che legge Il Trattato della Vera Devozione, e potrebbe trovare qualche piccola difficoltà. Sono tantissime, insomma, le opere diciamo un pochino più leggere, ecco, introduttorie a chi è un pochino la Madonna. Per esempio c'è la Gloria di Maria, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è un cult, insomma è un best seller, tanto per dire, L'Imitazione di Maria di Tommaso da Kempis si può tranquillamente leggere. C'era un libro molto bello che adesso non mi ricordo, era edito da Casa Mariana Editrice, che era di un padre conventuale che, scusate un attimo se mi alzo un attimo, trovo il titolo un attimino solo, eccolo qua, ecco, si chiama Maria Vita dell'Anima, del padre Sandrino Ragazzini. Questo è stupendo, questo è veramente bellissimo, bel librone, bello di 700 pagine, insomma, che presenta molto bene la figura della Madonna. C'è la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, del padre Gabriele Maria Roschini, che a mio avviso è stupendo, insomma, che descrive, c'è la mistica città di Dio di Maria da Greda, che è stupenda, e c'è il Trattato della Vera Devozione, che fa già, diciamo, penetrare parecchio dentro il mistero grande dell'eccellenza straordinaria di questa creatura, e quindi di cosa comporta la vera devozione a lei. Scorro. Niente domande personali, mi raccomando. Luciferro 1101. Quindi le domande personali le lasciamo sempre fuori. Qui sempre domande di tipo di altro genere. Salve Don Leonardo, Roberto Torino. Per un caro defunto, quante messe sono raccomandate per alleviare lo sconto in purgatorio? Come si capisce quando un caro è passato dal purgatorio al paradiso? La seconda domanda, bisogna avere il numero di telefono della Santissima Trinità, insomma, no? Mi si consenta una piccola battuta, perché questo non si può sapere con certezza a meno che non ci siano rivelazioni straordinarie da parte del cielo. Anche di quante messe sono raccomandate lo sa soltanto il Padre Eterno, insomma, quindi più messe si fanno dire meglio è, tanto
se le messe fossero in eccedenza, la Madonna non mancherà di prendere quei suffragi e di portarle a qualche povera anima abbandonata del purgatorio che non si ricorda mai nessuno, insomma. Ecco, quindi non è impossibile stabilire a priori quante messe ci possano essere, insomma. Ecco. Bene, Irene Pellegrini, buonasera Donato, come faccio ad iscrivermi al suo canale Telegram? Grazie. Per iscrivermi al mio canale Telegram bisogna o su Instagram o su Facebook farne richiesta tramite Messenger o qualcosa del genere, perché gli amministratori, io ovviamente ho della gente che mi aiuta a fare queste cose perché non ce la faccio a stare dietro a... Ecco, infatti mi raccomando, per contattarmi non usare la messaggistica di Facebook o di Instagram, si fa una bella mail e poi ci si arma un pochino di santa pazienza, perché i miei tempi di risposta alle mail sono di circa una settimana, non perché io lascio stare una settimana lì, ma perché purtroppo ho sistematicamente un arretrato atavico di email che purtroppo non ce la faccio, insomma. Ecco, cerco di essere il più sollecito possibile, ma bisogna avere un pochino di pazienza. Sul mio sito web c'è anche un contatto. Per chi desidera incontrarmi, insomma, o avere un appuntamento, incontrarmi di persona, c'è un numero pubblico a cui si risponde in certi orari. Anche lì, quando posso rispondere, se non posso rispondere, insomma, richiamo appena possibile. Ecco, questo è un po' il... Ecco, il canale Telegram c'è un link, quindi bisogna chiederlo e le porte sono aperte perché non c'è niente di segreto, insomma. Ecco. E Roberto Torino, questo l'abbiamo già visto, ha ripetuto la domanda. Scorro. Questo schermo di questo telefono stasera sta dando un pochino di fastidio, abbiate pazienza. Allora, vedo tante manine. Tony Spirito non potrebbe chiarire Luna cum, chiarire questa domanda, perché Luna cum non significa assolutamente nulla, d'accordo? E quindi la domanda va chiarita. Don Lizza Calipo, ma quando si fa la comunione poco prima di prendere il corpo di Gesù, si può chinare il capo? No, si deve chinare il capo, secondo le norme liturgiche. Perché le norme liturgiche attuali prevedono che la forma ordinaria di accostarsi alla Santa Comunione sia quella prendendo la Santa Ostia in piedi e in bocca. Questo dicono i documenti della Chiesa, facendo precedere l'assunzione del corpo di Cristo da un segno di reverenza, che è appunto un inchino fatto con la testa. Questo lo dice la Redemptione Sacramentum, lo ha ribadito anche l'istruzione Redemptione Sacramentum, che ha detto molte cose che però sono leggi della Chiesa, ma che sovente, per chissà quale misterioso motivo, ecco, non vengono messe in pratica. Luciferro 1101 continua a fare, abbia pazienza, ecco. Don che ne pensa di Minutella? E io non esprimo mai pareri personali su nessuna persona, quindi non ho nulla da dire nei confronti di questa domanda. Chi mi conosce dovrebbe sapere queste cose, quindi buoni o cattivi, io non esprimo pareri personali sul prossimo, in modo particolare su confratelli. Tony Spirito, si può fare saltare un giorno solo per greve motivi, il giorno dopo bisogna fare per due le preghiere di Santa Brigida? Questo ho già in parte risposto prima. Angelicamente 13, da che età le donne e ragazze dovrebbero portare il velo in chiesa? Se vogliono, da quando vogliono, insomma. Ecco, il gesto del portare il velo in chiesa è un gesto penitenziale o bello, a quanto io ne so, gradito al cielo. C'è qualche apparizione mariana attendibile, dove la Madonna stessa ha anche parlato di questa cosa. E nell'attuale disciplina della Chiesa è di fatto non obbligatorio, anche se in linea teorica è una di quelle cose che
non sarebbero mai state abolite, ma è caduta in desuetudine. Per cui è un gesto lasciato alla libera coscienza dei fedeli, nel senso che chi vuole indossare per amore e devozione il velo può farlo, senza che questo desti stupore o scandalo di nessun genere a nessuno. Chi preferisce o non ne capisce il significato, non ne coglie l'importanza o non sente di fare questa cosa, può farlo senza dover essere giudicato da chi fa altrimenti. È un po' come per il digiuno, quando non è un digiuno canonico, no? Ecco, chi digiuna e non giudichi chi non digiuna, ecco, e chi non digiuna non cominci, insomma, a dire che chi digiuna è fanatico, è estremista, o che si pensa che sia santo solo lui, eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe imparare un pochino di sano galateo ecclesiale, e soprattutto una cosa molto importante, che è il rispetto per il prossimo e per chi non la pensa esattamente come noi. Ci sono sensibilità diverse anche nella vita ecclesiale, e come però sovente accade, però questa è una cosa molto brutta quando accade nella Chiesa, perché fa di noi esattamente la brutta copia di chi vive lontano dall'amore di Dio. Quindi vedo una persona che si comporta diversamente da me, che pensa diversamente da me, immediatamente lo giudico, lo critico, lo bollo, lo condanno, e non va bene questa cosa qui. Non va bene. RE 1021 consiglia la consacrazione totus tuus a chi è in grado di poterla fare, a chi ne capisce bene il senso, a chi è pronto, a chi ama la Madonna, a chi ha già fatto un cammino, eccetera eccetera, e chi soprattutto ha fatto la scelta di voler diventare santo, perché la consacrazione totus tuus serve a diventare santi, trovando una via dorata, bella, facile e privilegiata, certamente sì. Fare questa una cosa del genere con leggerezza e con precipitazione, certamente no. Annalita Stelluccio dice: Don mi spiega, Leonardo mi spiega la messa nella Divina Volontà. Vedo una signora che durante la messa legge e prega un libretto della messa nella Divina Volontà. Si dovrebbe essere concentrata sulla messa. Allora, la Santa Messa è certamente un'esperienza da vivere anche qui. Ho appena risposto a Annalita, insomma, no? E vivere la messa nella Divina Volontà è cosa che si può fare in tantissimi modi, d'accordo? Quindi si può fare semplicemente unendosi alla Divina Volontà prima che inizi la Santa Messa, la si può fare magari in ogni singolo istante della Santa Messa, se uno preferisce, prima che comincia la proclamazione della parola di Dio, posso invocare la Divina Volontà perché mi apra le orecchie, che mi faccia ascoltare come avrebbe ascoltato quella parola la Madonna. All'offertorio posso unirmi alla Divina Volontà per offrire la mia vita, posso fare tante cose. Può uno anche ricorrere a uno strumento scritto, se questo è cosa che giova al bene della propria anima. Quindi noi non possiamo anche qui fare una legge assoluta, d'accordo? Perché c'è un sacco di gente, certamente la messa è una cosa bella, la messa è bene seguirla, è bene stare attenti, ma i modi con cui uno segue e sta attento possono essere diversi da persona a persona. Cioè, io sono diventato particolarmente allergico, ecco, a quelle forme di rigidità e di unilateralità mentali che vorrebbero imporre un modello universale. Le nostre bisnonne sono diventate sante donne, quei santi della porta accanto di cui parla Papa Francesco nella sua esortazione Gaudete et Exultate, andando a messa senza capire un H della messa e recitando il rosario dall'inizio alla fine. Ma secondo sono più diventate sante di noi, che adesso a messa possiamo capire tutto, partecipare nella nostra lingua, eccetera eccetera, e magari stiamo con la testa per aria. Quindi non esistono modalità universalizzate o che siano valide per tutte. Annalita Stelluccia troverà il suo modo, ecco, di vivere santamente, devotamente, fruttuosamente la Santa Messa nella Divina Volontà. Certamente, se uno ci vive, sta nella Divina Volontà, si è già fatto per l'atto preventivo, già quella messa è in parte nella Divina Volontà, e poi troverà il modo per viverla al meglio. Ecco, ma dobbiamo metterci un pochino del nostro, senza imporre i nostri schemi a nessuno e senza lasciarsi condizionare dallo schema di nessuno. Quella signora legge tutto il libretto della Divina Volontà,
ne trova ne... va bene a lei, va bene a tutti, d'accordo. Ecco. Bene, Andrea Battimiello 99 dice: buonasera padre, sono il ragazzo che l'ha scritto oggi. Vabbè, questo non ha pubblica importanza. Le volevo chiedere: è lecito avere la soluzione in maniera preventiva? Alcuni sacerdoti lo permettono e poi successivamente confessano. Ma io sinceramente questa cosa non l'ho mai sentita, Andrea Battimiello, perché l'assoluzione, cioè, generalmente insomma la confessione termina con l'assoluzione, perché come dire, il negare l'assoluzione o il rimandare l'assoluzione, che sono cose che possono succedere, non è che succedono così spesso, insomma sono cose che succedono molto raramente. Certo però che il sacramento della penitenza consiste nel segno della croce, l'invito al far penitente, l'accusa dei peccati, l'esortazione del sacerdote, l'imposizione della penitenza e l'assoluzione. Fatto così, quindi non ho mai sentita questa cosa qui, quindi non so bene esattamente di che cosa parla. Mi sembra una stranezza. Adesso spero, vorrei tanto che Andrea Battimiello 99, insomma, che ne so, non abbia visto bene, non abbia capito bene, insomma, perché mi sembra una stranezza, insomma, quindi non è certamente una cosa secondo il rito della penitenza. Lori Metano, lo dono, e come si riacquista la grazia in caso di peccato mortale? Facendo una buona confessione, con sincero pentimento e con l'accusa fatta bene dei peccati mortali commessi. Chifriddu, buonasera, se il sacerdote dice al fedele di prendere da sé l'ostia senza glutine per non toccarla lui, il fedele come deve comportarsi in quel momento, sapendo che non può toccare Gesù? Allora, io ho già risposto a questa domanda, credo, da qualche mail proprio oggi, non vorrei, vabbè, comunque era una mail. Allora, numero uno, nell'attuale disciplina della Chiesa un fedele non è corretto dire che non può toccare Gesù. Se in coscienza non si sente di toccare Gesù, ha tutto il diritto di seguire la propria coscienza e di non essere obbligato a farlo. Ecco, però bisogna essere... L'attuale disciplina della Chiesa consente questa cosa al fedele, altrimenti non esisterebbero i ministri straordinari della Santa Comunione e non esisterebbero neanche la possibilità di essere ministri ordinari da parte dei diaconi permanenti, che sono ministri ordinari ma non sono sacerdoti, e non esisterebbe la possibilità di ricevere la particola in mano. Quindi, ciò premesso, dicevo anche oggi che questo non dipende tanto dai sacerdoti, ma dipende, io ho sentito alcuni casi che a mio avviso sembrano eccessivi, però non faccio il medico, non voglio insomma, anche se mi sembrano delle cose comunque esorbitanti, che i celiaci che hanno paura che, questo mi è successo una volta pure a me, che quando ero giovanissimo prete, e c'era una mamma di una bambina celiaca che mi portava questa teca con quest'ostia per i celiaci, mi disse: mi raccomando, devi dare la comunione prima a mia figlia e poi a tutti gli altri. Dico: vabbè, e dico, perché se poi tocchi le altre ostie poi ci sta un capirai un frammentino, capito? Ecco, cioè, certamente che ci può stare, però insomma, adesso se un frammentino di non si sa quanti micron di millilitri possa far morire una persona che è celiaca, io non lo so. Ecco, certo che se qualche sacerdote si dovesse essere imbattuto in esagerazioni di questo genere, poi il sacerdote gli passa la voglia insomma di andare, dico proprio francamente, a stare a discutere o a litigare con genitori che magari sono un po', o con persone che sono un po', come dire, esagerati, oppure forse... Oh, sicuro c'hanno ragione, insomma, quindi se non c'è altra possibilità, pace, insomma, non saprei che cosa dire, insomma. Corrado Simonetta, mia figlia fa la ministrante a 9 anni, può farlo solo i maschietti, lo fanno, fino a che età le potrà farlo? Allora, da un punto di vista di possibilità, ci furono diversi anni fa un documento chiamato il documento sulle chierichette, ecco, che autorizzava questa cosa per le bambine, l'altare, fino all'età della pubertà, quindi di per sé è lecito. Io
se fossi un genitore, sconsiglierei la mia figlia di fare quel tipo di servizio. So che anche alcuni sacerdoti, come dire, anche alcuni vescovi, per la verità, certamente si limitano al consiglio, perché il servizio all'altare affianca proprio il sacerdote celebrante, che è una cosa che per diritto divino, la volontà di Gesù, è stata riservata alle persone di sesso maschile. Quindi di per sé non ci sarebbe, assolutamente parlando, nulla di male, però è una cosa che può anche poi generare, anche poi, brutto per una bambina a 12 anni dovergli dire: adesso è diventata una signorina, scendita all'altare. Quindi qui si fa coscienza e discernimento sia della bambina, dei genitori e del sacerdote. Quindi si vede, di per sé non è cosa illecita. Io personalmente non la ritengo molto consigliabile, va un pochino valutata, perché potrebbe essere inopportuna. Sapete che un conto è lecito e l'illecito, una cosa può essere lecita ma può non essere opportuna o consigliabile. È lecito prendere la particola in mano, ma io l'ho sempre sconsigliato e lo ritengo assai inopportuno. Però se qualcuno in coscienza decidesse di fare una cosa di questo genere, non è, come dire, passibile di colpi o di reati, perché la legge della Chiesa attualmente, anche se per indulto della Santa Sede, permette questa cosa. Venga il tuo regno, fiat voluntas tua. Buonasera, Don Leonardo. Quando diciamo: Gesù fondi di me, vieni, se c'è il dubbio di peccato anche veniale, è inutile fare gli atti. Ma che sia inutile fare gli atti, non è cioè un peccato veniale, certamente noi non dobbiamo voler commettere nessun tipo di peccato, insomma, il peccato veniale non fa perdere la grazia, gli atti si possono sempre fare, insomma, certamente se uno dovesse essere in peccato mortale, dentro un'anima che sta in peccato mortale, insieme alla Chiesa, non c'è neanche la grazia santificante, insomma, per cui è difficile che si possa darsi l'unione con la divina volontà. Ma siccome il peccato veniale, la grazia santificante non la fa perdere, non è di per sé incompatibile. Poi certo bisogna sempre vedere, questi sono discorsi teorici, bisogna poi conoscere l'anima e vedere perché sta in peccato veniale, se è una cosa che fa abitualmente con leggerezza, insomma, o cose di questo genere. Quindi bisogna parlarne con la persona interessata. E il trionfo di Maria sopra il mal. Ave Maria, salve Donato, mi dica qualcosa dei sogni. Spesso sogno con il Papa e l'Eucaristia. Una volta ho sognato Gesù stesso che mi metteva in guardia da qualcosa che però che ho ignorato. Non sono molto competente sui sogni. I sogni sono cosa, a mio modestissimo avviso, a cui bisogna sempre fare un'estrema cautela, ecco, perché i sogni ordinariamente sono attività del nostro cervello, insomma, che funziona a livello inconscio. Rarissimamente ci possono essere dei casi in cui ci sia un sogno ispirato, e qualche altra volta ci può anche essere il diavolo, insomma, che provoca sogni negativi. Ecco, però ecco, bisogna sempre valutare caso per caso. Vale il dice: salve Don Leonardo, per un cattolico c'è un problema a partecipare ad una messa di rito antico presieduta dagli Feviani. Allora, la messa di rito antico non è presieduta, ma è celebrata, perché presiedere è il termine che si usa quando c'è una concelebrazione. Il rito antico, la concelebrazione non esiste, quindi il termine si perdona, insomma, non voglio fare Don Ferrante, insomma, però è così. Papa Francesco, già dai tempi del Giubileo della Misericordia, ha concesso una serie di indulti, per cui è sempre possibile partecipare ad una messa a rito romano antico, celebrata da un sacerdote cattolico. Non è proibito, ecco, partecipare ad una messa celebrata dalla Fraternità di San Pio X, anche se rimane da preferire in via ordinaria una messa celebrata nella forma ordinaria o straordinaria da un sacerdote che stia in perfetta, non soltanto comunione, ma anche regolarità canonica con la Chiesa Cattolica, perché il problema della fraternità
Fraternità di San Pio X, che non ha ancora una posizione, uno statuto riconosciuto giuridicamente dentro la Chiesa. E, però da un punto di vista di validità sacramentale non c'è nessun dubbio sulla validità dei sacramenti che celebrano, così come non c'è nessun dubbio sulla validità dei sacramenti celebrati dai sacerdoti della Chiesa Cattolica, evidentemente, e a maggior ragione. Iulitta, buonasera Don Leonardo. La coroncina della Divina Misericordia può sostituire il rosario. La coroncina della Misericordia è un'altra cosa rispetto al rosario, quindi un conto è la coroncina della Divina Misericordia, un conto è il rosario, sono due cose differenti, quindi certamente la coroncina della Divina Misericordia non può sostituire il rosario. Roberto Torino, cosa pensa sulla metafonia? Caro Roberto, un'altra volta che sento questa parola, mia po' la madre diceva sono due, quindi non so proprio che cosa rispondere. Fotografie nuove, dice buonasera Donardo, mi potrebbe fare dei consigli di creare libri per acquisire il dominio di sé? Il dominio di sé si acquisisce non sui libri, ecco, sulla, ma con la pratica delle sane e sante virtù. Ci sono buoni libri di ascetica, ecco, come il Tanque Rei, i principi dell'ascetica cristiana, il Rollo Marin, la teologia della perfezione cristiana, che insegnano dei buoni principi, insomma, poi dobbiamo lavorare su noi stessi. Andrea Battimiero 99, le voglio chiedere se lecito di essere assolti, questo l'ha già chiesto. Malindi 551, buonasera Don Leonardo, ma dato che recitare il rosario in latino è più facile che in italiano, grazie. Nulla vieta di farlo, cioè il latino rimane la lingua ufficiale della Chiesa e anche della sua preghiera, e quindi nessun problema. Tony Spirito, la storia che la messa uno con Francesco si dice non sia valida, ma qui non serve neanche spendere troppe parole su questa sciocchezza, insomma, no? Perché a parte il fatto che come dire, le posizioni di chi attacca in maniera, come dire, violenta e grottesca, insomma, il pontefice attuale, lasciano il tempo che trovano, ma da un punto di vista teologico, questo uno studente del primo ciclo di teologia sa benissimo che la messa è valida se celebrata da un sacerdote validamente ordinato, che pronuncia le formule della consacrazione in maniera corretta e con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. La comunione che è necessaria con il proprio vescovo e con il pontefice, per questo che vengono nominati nel canone, influisce sulla liceità della celebrazione. Nel senso che se qualcuno non è in comunione col proprio vescovo o con il Papa e celebra la messa, pecca mortalmente. D'accordo? Ma la messa è valida. Quindi non vedo come potrebbe essere invalida una messa a seconda di chi sia il Papa regnante, capito? Se il Papa regnante è simpatico, la messa... Immaginiamo che caos, d'accordo? Qualcuno si lamenta di Papa Francesco, ci sono stati pontificati nel corso della storia della Chiesa, che è meglio stenderci un velo pietoso, no? E quante messe invalide ci sarebbero state allora se questo fosse vera, no? Allora, che ne pensa se il Santo Rosario viene recitato in latino? Abbiamo già risposto. Biasi Loredana, padre, è vero che torneranno a sermoneta? Chi? Padre Rosanna, non so di chi parli, Biasi o Loredana. Padre, quando Gesù vorrebbe entrare nel nostro cuore, cosa vuol dire esattamente? Non capisco neanche questa domanda, mi perdoni, Rosanna ha finito, vado un pochino veloce perché ci stava per finire il tempo. Questa è una domanda che una domanda un pochino che non possono comprendere gli ascoltatori però di Instagram, questa è una cosa che ho condiviso oggi sul canale, quindi andiamo oltre. Roberto Torino, cosa pensa sulla metafonia? Ancora questa metafonia, credo che mi sia arrivato un messaggio da parte di qualcuno. Captazione mediante l'uso di strumenti tecnici di parole e frasi di senso compiuto non provenienti dall'ambiente circostante né da altre fonti terrene, per cui suppone problema del mondo ultraterreno. Allora, questa roba qui bisogna assolutamente starne alla larga,
ecco, alla larga. Luciferro 1901, comunque mi ricordo di lei seminarista nel 1999, una convivenza in secondo nel Cadomone in provincia di Salerno, ricorda quei tempi. Non facciamo Luciferro domande personali, mi contatti in privato e poi parliamo di tutto quello che desidera. Lori Metallo dice: testamento è la trascrizione di ciò che gli apostoli dicevano, vissuto, eccetera. Mi sono sempre chiesto perché il testamento, come è arrivato fino ai nostri giorni, questa domanda a Lori Metallo. Sto scrivendo una serie di articoli sul settimanale di Padre Pio sulla Sacra Scrittura, che poi ne uscirà quando avrò completato un ebook, lì troverà tutto quanto. Non è possibile affrontare un discorso di questo genere nelle battute limitate di questo tipo di dialogo. Ok, Giulietta, qual è la preghiera dove non possiamo prescindere mai ogni giorno? Grazie Don Leonardo. Il Padre Nostro e l'Ave Maria, quelle non si toccano, quelle lì. Ecco, diceva la Madonna alla Salette che vanno dette le preghiere del mattino e della sera tutti i giorni, quando uno proprio non ci avesse tempo, almeno il segno della croce, il Padre Nostro e l'Ave Maria. Valentina Ciarino sì, dice bene, ecco, dice bene, ok. Ok, ancora con questa metafonia. Piccoli 57, ho ascoltato il video del ritorno di Dio ogni 2000 anni, mi piacerebbe sapere approfondimenti a riguardo se ci sono. Non c'è il ritorno di Dio ogni 2000 anni, probabilmente ha ascoltato la meditazione sulla rinnovazione del mondo, che secondo gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, Gesù afferma che ha rinnovato il mondo ogni 2000 anni. La prima rinnovazione col diluvio universale, la seconda rinnovazione con la redenzione, che si distanziano appunto perché la creazione è posta dalla Bibbia intorno a 4.000 anni fa, 4.000 anni avanti Cristo, anzi il diluvio viene circa intorno al 2000 avanti Cristo, dopo 2.000 anni c'è l'incarnazione e dopo altri 2.000 anni il Signore ha donato le rivelazioni sulla divina volontà che porteranno un rinnovamento benefico del mondo e una grande santità e diffusione di essa nella Chiesa e nel mondo. Allora, ci rimangono 28 secondi, vedo già molti grazie, le altre domande le faremo la prossima settimana, Dio piacendo. Io intanto vi mando la mia benedizione su tutti, insieme a una santa notte. Spero di essere stato esauriente e di aver risposto alle vostre domande in maniera adeguata. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Alla prossima, Ave Maria.